Ragazzi, buongiorno, mi trovo qua sempre nella Bergamasca, nel comune di Oltre il Colle, che vi ho già fatto vedere ieri di passaggio mentre stavo scendendo a Dossena, e adesso vado a trovare la moglie di Ruggero, che è qua per i mercatini in occasione del carnevale. Questa è la piazzetta centrale di Oltre il Colle, vi faccio una videata sul campanile, qua nella Bergamasca. I campanili hanno 6, 8, 10 campane. Qua sono tutti produttori artigianali. No, oggi pomeriggio, perché lo indossiamo io e la Claudia. Ah, sì? Siamo due contadine di quelle doc stile Ferragni. Brava, devi portartelo qua, eh? Qua c'è il mio amico Ruggero, non scappare Ruggero, presentami la tua dolce metà. Oh, signora. Allora, ciao ragazzi, lei è Luisa, è la, ciao. La mia dolce metà, nonché titolare dell'azienda agricola La Paloma Blanca. È un'azienda agricola piccola, a conduzione familiare, la gestiscono lei e la sorella. Abbiamo vacche, capre e tutto il latte che viene prodotto viene destinato alla trasformazione, sì. Facciamo formaggi di vacca, formaggi di capra e formaggi misti, però non vi parlo io, è meglio lasciamo che sia lei. Parlare sì, lei. Lasciamo lei. Parola a Luisa. Allora, va bene, la nostra è un'azienda piccola, in funzione familiare, come diceva prima Ruggero, e facciamo un po', abbiamo mucche e capre, quindi facciamo vari tipi di formaggio. Partiamo, facciamo vedere un po' il formaggio. Questo è un locale stagionato, 6 mesi, abbiamo l'altro 3 mesi. Le formagelle, sempre stessa stagionatura, formato piccolo per regali o persone che vivono magari in due, quindi non stanno a prendere. Poi facciamo un po' di stagionato, abbiamo lo stracchino, il famoso stracchino morbido. Anzi, questo è un formaggio tipico della Val Brembana? Questo è della Val Brembana, sì. Allora, questo è ecco, morbido con la robbiolina. Facciamo yogurt, collaboriamo con altre aziende per quanto riguardano le marmellate. Abbiamo l'azienda Trapletti. Collaboriamo con un gruppo di ragazzi nato proprio per dare la possibilità ai ragazzi con un po' di problemi, diversamente abili, soprattutto a sfruttare un po' la giornata. Quindi fanno vari prodotti. Nonché noi come azienda gli facciamo delle formagelle con mirtillo, pepe rosa, ortica, pepe nero, che sono queste, e allo zafferano. Poi abbiamo, e poi ritornando sempre nella nostra azienda, abbiamo robbiola di capra e lo stracchino di capra. Ah, anche lo stracchino di capra. Sì, facciamo lo stracchino di capra. Piccoli o grossi, dipende un po'. Ok. Allora adesso continuo il giro, poi tanto oggi andrò a vedere con Ruggero oggi, l'azienda. Sì, poi ecco, ci sarò anch'io e vi faccio vedere l'azienda, dove è un po' il tutto, insomma. Ah, vuoi lasciare un recapito? Fate anche vendita online o no? Facciamo anche vendita online, sì. Se vuoi lasciare un recapito
O il sito? Il sito, che poi vi lascio letto tutto giù in azienda. Ah, vuoi già dire il numero di telefono volendo? O... Allora, l'azienda agricola La Paloma Blanca, il numero di telefono è 339-6648-195. Comunque poi vi lascio il tutto, questo è il bigliettino. Ok, così lo possono vedere, ti possono contattare. E anche dietro c'è... I contatti telefonici. E vi trovate a Dossena? E ci troviamo a Dossena, sì. Sì, ok. A Dossena, ecco, poi quello ve lo faccio vedere anche adesso. A Dossena abbiamo il Minador. Che sta tagliando. E questo mi dicevi che è... Allora, questo è il Minador, il formaggio, il famoso formaggio stagionato in grotta ad Ossena. Avete le celle voi di stagionatura? Noi giù in stagio sì, abbiamo le celle. Però questo qua è un formaggio che noi facciamo. Che colore che ha rispetto agli altri? Rispetto agli altri sì. Allora, noi lo facciamo dopo 48 ore di salatura, sì? Va in miniera ad Ossena. Questa ha un'umidità dell'80%, mi sembra, con una temperatura costante, per quello che... Ah, che entra... Vedi, gli rimane la pasta bella morbida all'interno, e questo è un formaggio privo di lattosio. Questo è fatto con latte vaccino? Questo è un latte vaccino, sì. La stagionatura di 3 mesi. Sì, va bene, sciolto uno. Dicevi che ha 3 mesi di stagionatura, minimo. Questo minimo, sì. Il profumo in gusto. Buono, buono. Complimenti. Se lo volete, lo trovate in azienda. Dai, io ti saluto, ci vediamo oggi. Continuo il mio tour dei video nelle aziende. Ciao ciao ciao. Qua mi trovo questo cartello indicativo che mi hanno consigliato di contattare dalla Val Seriana, l'azienda di Ignazio Carrara. Tu sei la figlia, quindi la prossima volta che ritornerò verrò in azienda da voi, che mi hanno detto che avete molti capi di vacche orobiche e fate produzione formaggi e tutto, quindi vengo se mi ospitate vengo in azienda, ok? Parli con i capi. No, mi hanno detto che è l'allevatore numero uno di OB qua della Bergamasca. Faccio vedere i prodotti. Io procedo col mio tour. Ciao ciao. Ciao, grazie.